Dal puro divertimento all'esplorazione estrema, il tuo riferimento è Eligio Romano Ferrino Store, via Piano d'Ardine 15 a Tripalda. Aveva annunciato al nostro microfono ieri Don Italiano della Sala ha mantenuto la promessa. Prima della messa, celebrata nella chiesa dell'Annunziata a Mercogliano, il coro dell'oratorio di Don Bosco ha intonato Soldi, la canzone di Mahmoud, vincitrice del Festival di Sanremo. Il parroco Barricadero, a modo suo, l'ha cantata Don Salvatore Picca. Il sacerdote di San Martino Valle Caudina, che aveva aspramente criticato il vincitore del Festival, definendo con un post su Facebook vergognosa la canzone di Mahmoud. Il testo del brano, ha ribadito dall'altare Don Vitaliano della Sala, ci offre lo spunto per una riflessione sul tema dell'attaccamento morboso ai soldi, capace di rovinare i rapporti personali e sociali. Tra l'altro, aggiunto, il passo del Vangelo parla proprio della beatitudine. Sull'iniziativa si sono espressi anche i ragazzi dell'oratorio. Don Bosco dice: un oratorio senza musica è come un corpo senza anima. La musica è espressione della storia di popoli. La musica insegna, la musica ci fa riflettere, la musica è lo specchio della società contemporanea. La musica unisce, non dovrebbe essere motivo di divisione né di polemica, leggiamo sulla pagina dell'oratorio di Mercogliano. Sul caso, pochi giorni fa, è intervenuto anche il vescovo Arturo, che aveva rivelato di apprezzare la canzone di Mahmoud, ma il signor Aiello aveva poi invitato Don Salvatore e i preti a non lasciarsi andare alle polemiche, fare invece bene il loro lavoro.